Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ecco, ci stiamo preparando, anzi siamo quasi pronti, solo per salire e si parte. Questo è un weekend lungo e andiamo da qualche parte, vi dico adesso dove, perché sappiamo dove. Per colpa di una cosa, quando ho fatto l'ultima volta i servizi, ho combinato questa cosa qua. Ho fatto un graffio. C'era una barra di protezione e non l'ho vista e insomma ho graffiato la porta. E niente, adesso andiamo in Baviera, di preciso la città di Amberg, dove il mio amico di infanzia che vive là fa il carrozziere. E quindi vado da lui a sistemare quella cosa là e quindi facciamo un viaggio in Baviera. Quindi restate con noi con me e vi portiamo in Baviera di nuovo. Città di Amberga siamo stati, lo trovo bella e purtroppo domani il tempo non promette tanto, però vediamo insomma come sarà. Comunque andiamo a sistemare quella cosa e poi essere più tranquilli, ecco, visto che mio amico fa carrozziere e mi dà questa mano a sistemare senza problemi, quindi si risolve tutto. Ci vediamo. Buonasera, buonasera della Baviera. Siamo arrivati, c'è stato un po' di traffico sulla strada e siamo fermati un po' qua nelle vicinanze. C'è un bellissimo lago che si chiama Muramze e lo vediamo domani prima di andare dal mio amico. Comunque è un bellissimo posto che abbiamo trovato. Avevamo in mente tempo fa questo lago qua e infatti sulla mia applicazione c'è anche un altro parcheggio che l'ho salvato, però siamo fermati qua che diciamo i costi di questo sono inferiori a quell'altro e quindi la notte lo passiamo qua, facciamo un giretto. Adesso no, la sera arriva un po' prima, presto, non come d'estate. Qua ci sono altri due bei mezzi, bellissimi, grandi, insomma, questi sono case a quattro ruote, davvero, davvero bellissimi, però anche noi non scherziamo. Comunque, posto tranquillissimo qua, da qualche parte c'è questo lago, che è un lago di quello che leggevo, molto bello, molto navigabile, pure tutto ciò, vediamo domani se riusciamo a fare un giro, dipende dal tempo permettendo. Comunque, prima della città di Amberg siamo qua. E niente, abbiamo visto un coniglio. Comunque bel posto qua come parcheggio, però adesso ovviamente non è che si vede granché, purtroppo. Ci vediamo la mattina. Ecco, è arrivata la sera, ci siamo sdraiati e i nostri programmi preferiti, i cartoni animati. Buongiorno, 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 eccoci. Siamo svegliati, caffettino adesso. E poi andiamo a fare un giretto, vediamo se il tempo ci permette, perché nuvoloso ha messo. Ieri era meglio, però insomma,
siamo arrivati oggi, oggi andiamo a sistemare la porta. Comunque sì, come temperature si sta bene, si sta molto bene, anche se siamo la mattina, solo che il cielo è grigio. Vabbè, beviamo un caffè e facciamo colazione, poi facciamo una passeggiata sul lago che è qua vicino. Tum tum tum. Vediamo la cartina di questo lago. Interessante. C'è anche un parco giochi qua. Andiamo a scoprire questo lago. Qua c'è anche il ristorante, un altro parco giochi, ma non so se in questo periodo sono aperti. Ecco, spunta il lago. Ah, siamo a due passi. Quell'altro parcheggio, che c'è un altro, più grande di questo, anche se questo è abbastanza grande, 80 posti. Quello ce l'ha 130 e come l'ho visto è molto più vicino, forse ha anche la vista lago, però neanche qua, neanche siamo lontani, due passi. Bellissimo. Qua d'estate è molto bello, anche adesso. Peccato che sta per piovere. Abbastanza grande questo laghetto. Un po' di spia, bellissimo. Oh, qua d'estate, mamma mia, dobbiamo venire ancora. Dobbiamo venire. Infatti, guardate la sabbia, come si entra nel lago. No, non male per niente. Peccato oggi per il tempo che sta gocciolando. Sta per piovere, però va bene. Comunque, bel posto, bella trovata, sinceramente. Dobbiamo ancora venire qua, anche quando farà più caldo il prossimo anno. Eh sì, perché il posto mi piace tanto per il parcheggio. Hai tanto posto, puoi tirare fuori le sedie, tutto quello che vuoi. Non male. Poi mi piace che è entrata nell'acqua, è un po' di sabbia, si entra, no? Tranquillamente, così bello. Eh sì. Qua siamo in Baviera. Temperature non fa freddo per il momento. Va bene che settimana, cioè giorni scorsi fino a ieri, anche a Rastatt ci sono stati 25 gradi, faceva molto, davvero molto bello, bel tempo, caldo, addirittura meglio di settembre, sinceramente. Ha fatto molto più caldo a ottobre, almeno fino qualche giorno fa rispetto a settembre. Però ci sarà ancora del bel tempo, soprattutto da noi. E come sapete, quella zona dove sono io, no, del Baden-Württemberg, cioè Karlsruhe, Baden-Baden verso, insomma, adesso mi sfugge il nome della città, di quell'altra molto famosa, è considerata la zona del sole della Germania. Ed è vero, abbiamo sempre le temperature più
più alte di solito, soprattutto in inverno, quando anche Baviera fa abbastanza freddo, noi non ci possiamo lamentare, sinceramente. Solo che da noi un po' arriva un vento fastidioso che d'estate va benissimo, ma in autunno e inverno dà fastidio, e anche con una pioggia leggerissima dà davvero fastidio. Del resto non mi posso lamentare delle temperature lì da noi, sinceramente. Comunque bel posto, mi piace questo posto qua. Poi per la prima volta che vedo questo segnale qua sotto la bicicletta, cioè uno con le patine a rotelle, c'è scritto libero, fray. Eh sì, poi qua puoi andare molto bene su questa strada, davvero che è liscia. Questo apparecchio qua funziona così, che devi prendere questa tesserina che vale sia per il parcheggio, che poi con quella là lo usi per l'elettricità. Il prezzo dell'elettricità, come si vede, un kilowattora è 70 centesimi. Poi se vuoi l'acqua per caricare in macchina, 10 litri 10 centesimi. E la tesserina costa 5 euro, quindi hai una spesa all'inizio di 5 euro, poi se torni solo lo devi caricare questa tesserina. Qua c'è il posto dove si scaricano le acque grigie, e qui per la cassetta dell'AVC, e qua caricare l'acqua potabile. Arriviamo al parcheggio, anche vedo che anche i nostri vicini sono svegliati. Peccato per la pioggia, però comunque ci sta una passeggiatina così. I miei ancora sono a letto. Poi magari colazione e vediamo, spero se non piove più forte, allora si può passeggiare così. Comunque questo adesso è vuoto ovviamente perché poca gente, siamo solo in tre, ma il posto mi piace sinceramente, mi piace. Poi sei vicinissimo al lago, qua c'è questo paesello che secondo me se vai trovi anche il beccherai, tutto quello che ti serve. Volendo, noi siamo là. Eh sì, però bellissimi mezzi questi qua. Vediamo, però questo è no, sono molto contento di questo mezzo, sono molto contento davvero, molto molto. Comunque ecco come funziona: una volta fatta il tesserino ci si attacchi alla colonnina quale vuoi, c'è il numero per tutto, poi c'è anche là da dietro, non so se si vede, insomma. Comunque qua abbiamo i numeri da 1 a 12, poi ci sono altri, mi pare dall'altra parte che altri non si preme, tipo noi siamo qua 5, vediamo, ne abbiamo ancora. Ci abbiamo messo 1 euro, ieri sera abbiamo ancora 68. Poi volendo si può caricare, appoggiare la carta qua e niente, vai alla grande. Però con 1 euro ti basta e ti avanza, almeno per il mio mezzo basta e avanza. Ecco, il bello è che oggi è venerdì e siamo liberi, eh sì. Adesso a mezzo di ottobre non si lavora più di venerdì e quindi il weekend diventa più lungo. Anche la prossima settimana, visto che in mezzo ci sarà il 1° novembre, quindi un bel weekend lungo.
poi il figlio avrà la vacanza, perché qui, almeno nella nostra regione, nel nostro land, perché ogni land è diverso, non so qua in Baviera come, più o meno come da noi, ecco. Però diciamo 6 settimane di scuola, poi una settimana di vacanza. Vediamo cosa facciamo, perché quello è più lungo, si può fare qualcosa di più bello, però dobbiamo vedere, perché sono tanti posti meravigliosi che mi piacerebbe andare, che non so, anche in Italia addirittura, che non siamo stati da parecchio tempo. Ho in mente Verona, non lo so, non lo so, però mi piacerebbe andare anche qua in Germania, da qualche parte dove ci manca. Vediamo. Forse alla fine restiamo in Germania, non lo so. Comunque vedremo il prossimo fine settimana quello che facciamo, decidiamo così. Vediamo dopo. In base anche al tempo, vediamo se come sarà il tempo. Però ci sono posti bellissimi da andare davvero qua. Se, peccato che sta piovendo così, che anche se non è male alla fine, molto rilassante sinceramente questa pioggia. Ehi, eh sì, adesso tra poco colazione e vediamo cosa fare. Poi andiamo verso a trovare mio amico, a sistemare questo graffietto qua.